Notte di apprensione anche a Pistoia e nei comuni della piana pistoiese per l'ondata di maltempo che ieri ha fatto ritornare alla mente gli eventi alluvionali del novembre scorso, fortunatamente con esiti minori. Nel capoluogo in serata sono state chiuse momentaneamente alcune strade e sottopassi, tra cui quelli di Ponte Europa sulla tangenziale e di Porta Nuova. Oltre ad alcune vie come Via Acqualunga, Via del Crociale, Via di Piuvica, la situazione è stata continuamente monitorata dalla Protezione Civile e dal personale dei cantieri comunali e sono stati distribuiti anche i sacchi di sabbia nelle zone più a rischio. A Quarrata è stata chiusa Via del Casone e consegnati i sacchi di sabbia ai residenti. Interdette anche le vie di Falchero e via Santini, sempre nel comune di Quarrata, chiusa momentaneamente anche via di Maone a Lucciano a causa di alberi caduti sulla sede stradale. A Montale, in molte case, i residenti hanno installato le paratie alle porte e ricevuto i sacchi di sabbia dai volontari della VAB. Poi, nel corso della notte, la situazione è andata via via migliorando.